L'Amen vince il derby aretino contro la DAC Sansepolcro al termine di una gara giocata con grande determinazione per 75 a 65. Gli Amaranto partono subito forte con 4 triple nei primi minuti di gioco che scavano un primo break nella gara. Sansepolcro reagisce con il trio Fratini a Lunizanchi che ricuce lo strappo della SBA che si trova avanti 24 a 22 sulla prima sirena grazie ad una tripla allo scadere di Dinuzzo. Nel secondo parziale gli ospiti salgono di livello, l'Amen non riesce a tenere il ritmo alto nella prima parte di gara, così Frattini e Cecci firmano i canestri dell'Allungo Biturgenze 44 a 36 all'intervallo. Ad inizio ripresa la SBA ha meritato di tornare subito in partita, stringendo le maglie in difesa e ripartendo in contropiede. Calzini e Cresti sono i soliti riferimenti offensivi degli Amaranto, che trovano però punti molto preziosi anche da bianchi. Al trentesimo la partita torna in parità a quota 55, ma con un'inerzia che sembra aver cambiato sponda. Ancora Cresti e le penetrazioni di Miotti portano l'Amen avanti di qualche lunghezza. È il momento decisivo della partita perché Sansepolcro accusa il colpo. I ragazzi di coach Pasquini sono bravi a rimanere concentrati e a non permettere agli avversari di recuperare. Arezzo non ribalta la differenza canestri ma ottiene comunque una bella vittoria per 75-65, due punti che danno morale in vista del finale di prima fase dove gli Amaranto cercheranno di conquistare uno dei primi tre posti in classifica. Domenica prossima l'Amen sarà impegnata nella tana della capolista ed imbattuta Colle Valdelsa, che sta facendo corsa a sé fino a questo momento, palla 2 alle 18.30 al Pala Francioli. È un gruppo che piace stare in palestra, i risultati piano piano sarebbero arrivati, i ragazzi sia i giovani che quelli più grandi si sono amalgamati. E stasera l'hanno fatto vedere perché dopo 30 minuti 55 pari contro una squadra esperta non è semplice. Abbiamo avuto protagonisti diversi rispetto alle partite precedenti, ma l'hanno vinta tutti insieme in campo e chi era in panchina, perché durante la settimana siamo una squadra unica.